Chiesa vuole sentirsi in prima fila anche rispondendo all'appello di Papa Francesco a difendere e tutelare la casa comune. Quindi sono contento che ci sono tanti cittadini, ci sono tanti giovani, questo ci dà un segno di speranza perché possiamo tutti educarci a tutelare l'ambiente e a denunciare coloro che lo devastano come hanno fatto questi criminali, ecco, cercando di distruggere questo polmone verde di Pioppo. Sì, un segnale molto forte che come rappresentante della città di Monreale stiamo dando alla collettività e a tutta la comunità della frazione di Pioppo, che è stata veramente devastata da questi atti assolutamente indegni, atti che non possono trovare, non devono trovare scuse. Posso soltanto dire una cosa: la giustizia non lascia conti in sospeso, quindi noi contiamo veramente, anche grazie alla collaborazione delle autorità giudiziarie, delle forze di polizia, di poter individuare i responsabili e di poterli veramente punire con le pene di legge e far sì che questa città quantomeno possa dare una risposta a questi atti veramente vergognosi. Ma intanto oggi siamo contenti del fatto che tanta gente sta partecipando a questa manifestazione, perché questo è un problema fortemente sentito tra la gente. Pioppo è stato derubato di un bene prezioso che è il Bosco di Casaboli, che fa parte integrante della nostra comunità. È un pezzo dell'economia del paese, perché in questo bosco a turno lavorano più di 200 lavoratori. Chiaramente questi incendi sono dolosi, sono incendi che hanno degli interessi economici forti. Noi non sappiamo che cosa sia, ma chiederemo oggi, perché durante la manifestazione raccoglieremo delle firme per presentare un esposto alla Procura della Repubblica, a cui chiederemo di aprire un'indagine seria sugli interessi economici che ci sono dietro questi incendi. Sì, diciamo che la gente ha risposto, quindi significa che molta gente è arrabbiata per lo scempio a cui abbiamo assistito in questi giorni, che sono gli incendi che hanno devastato il Bosco di Casaboli. Questa iniziativa che sta per cominciare, che è iniziata con il corteo, è quella di dare voce a tutta la società civile. Casaboli è un bosco storico per il paese di Pioppo, tant'è vero che nel progetto di autonomia che avevamo stilato l'abbiamo inserito perché non faceva parte della frazione di Pioppo, proprio a testimoniare la storicità e l'importanza di questo bosco per Pioppo.